Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo. Io Manono. E oggi siamo su un nuovo tutorial di Munchkin. Yeah! Fuochi d'artificio! Di che parliamo oggi, Manu? Diglielo! Non è la più pallida idea! Come no? Parliamo di due mostri fantastici. Non solo di questi, li abbiamo così come esempio, ma non solo di questi. Parliamo che chi corre si salva. Oggi parliamo di chi corre si salva e ne parliamo dopo la sigla. Allora, Webbazzi, eccoci qua. Non facciamo... mi fa prendere un colpo ogni volta. Allora, Webbazzi. Niente, facciamoci seri, dai. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di tutti quei mostri particolari, solitamente quelli di livello un po' più alto. Quelli giganteschi. Ecco, noi abbiamo preso il drago di Plutonio. E il Minotarro. Dai, Plutonio a livello 20, il Minotauro a livello 18. Tutte e due hanno una particolarità, cioè non inseguono nessuno di livello inferiore a 4, questo. E questo di inferiore a 5. Vabbè, comunque il senso è lo stesso. Alcuni mostri hanno questa dicitura qua, cioè non inseguono nessuno di livello X o inferiore. Che significa? Che sono magnanimi con i piccoletti. No, non è questo. Sì, diciamo che è così. Però ecco, ci sono arrivate comunque delle domande riguardo a questa cosa qui, dove la gente, diciamo, non sapeva se doveva, se poteva combattere comunque con il mostro o se comunque il mostro non lo inseguiva e quindi non combatteva. Cioè, in realtà puoi combattere. Lo puoi distruggere. Se sei in grado puoi anche distruggerlo. Poi nel caso in cui invece a un certo punto vi rendete conto che non riuscite a batterlo e volete fuggire, a quel punto lui non vi insegue. Però se volete combattere contro il mostro, potete combattere contro il mostro. In qualsiasi momento potete fuggire senza tirare il dado. Fondamentalmente è tutto qui. E basta così, potete prendere 5 tesori, 2 livelli, se riuscite a sconfiggere, tutto quello che ha il mostro potete prenderlo senza problemi. E che diciamo? È tutto qua, ragazzi. Brevi, concisi, intensi. Quanto è? 3 minuti, 1 minuto? Ma i sono contenti di questi video. Questi video corti, così ci levano subito dalle scatole, via di qua. Possiamo fare un po' di spoiler però per i prossimi video. Sì. Certo, lo facciamo anche con me lo spoiler, ragazzi. Come no? Faccio un po' di spoiler. La prossima settimana parliamo di una nuova serie. Guarda pure un po' quelli di là. Parliamo di una nuova serie. Manu avrà un format tutto suo. Manu, te lo ricordi? Che ormai gliel'hai detto, quindi sono obbligata a farlo. Certo, scusate. Manu avrà un format tutto suo, ragazzi. Vedete che video. Che video. Sì, vabbè, magari non dargli false aspettative. Perché? Va bene, ragazzi. E poi ovviamente continueremo con Uncharted. Quel fantastico gioco, ragazzi. È un peccato perché è un capolavoro. Però vabbè. Non ripetere quello che dico io, non lo so. Hai detto pure tu capolavoro, però. Sì. Non l'avevo sentito capolavoro. Va bene, tagliamo. Sennò il video dovrà essere di 3 minuti, sarà di 8 minuti. Tanto di chiacchiere. Come al solito, Manu, come al solito. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Sì, lasciate un mi piace se vi va. Se vi va, sì, non dovete sentirvi obbligati. No, però se lo lasciate è meglio. Un commentino fa sempre un piacere, perché anche. È un confronto tra noi e voi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.